Ovviamente fa piacere perché vuol dire che c'è stima, vuol dire che si crede in quello che si fa, anche se dopo la partita di oggi insomma, non ci sarebbe stato nulla di male avere un'opinione diversa, ma è giusto che sia così. Oggi purtroppo c'è veramente poco da dire se non due cose fondamentali. Uno è chiedere scusa a tutti i tifosi che ci hanno fischiato, ci hanno insultato giustamente perché purtroppo nel calcio ci sono queste giornate, sappiamo quella che può essere la loro delusione, che poi tra l'altro è anche la nostra, solo che noi andiamo in campo e possiamo fare di più, loro più di questo non possono fare, quindi le scuse sono dovute da parte mia, ma a nome di tutta la squadra. La seconda cosa è che non c'è null'altro da aggiungere che non andare in campo e in allenamento, migliorare e invertire la tendenza, non c'è altro da dire. Si può dire che la squadra oggi, evidentemente alla luce del risultato, ha accusato dal punto di vista psicologico l'obbligo, comunque l'imperativo o quasi, di conquistare la vittoria. Con le grandi si gioca più liberi mentalmente, in queste partite evidentemente c'è qualche problema anche psicologico. Ma non è che sia proprio un vero e proprio problema psicologico, è il fatto di essere più maturi, non c'è altro da fare. È una settimana che ripeto ai ragazzi che questa è una partita più difficile delle varie partite contro le grandi squadre, perché con le grandi squadre non hai nulla da perdere e qui hai tutto da perdere. E evidentemente viene fuori il fatto che quando la famosa esperienza, il famoso essere abituati a stare in Serie A, a giocare in Serie A, a lottare per non retrocedere, e viene meno ovviamente in questi momenti, perché è segno di immaturità, cioè, ed è la verità. Oggi siamo stati tutti immaturi, ma mi metto io davanti a tutti, evidentemente io, pur mettendo in guardia i ragazzi, avrei dovuto fare qualcosa in più. E quindi ovviamente a capo di questo gruppo ci sono io, le responsabilità me le prendo io, se loro sbagliano mi prendo le mie responsabilità assolutamente.